Il Consiglio Comunale di Udine si è riunito per la prima volta dopo il lockdown nel Salone del Parlamento del Castello, un luogo simbolo della città e del Friuli, che tra l'altro ha lo spazio sufficiente per ospitare i 40 consiglieri. Qui siamo davanti al castello di Udine, all'interno c'è il Salone del Parlamento, luogo in cui si riuniva il Parlamento della Patria del Friuli. Oggi viviamo nella Repubblica Italiana e quindi non c'è più il Parlamento del Friuli, ma c'è il Consiglio Comunale. La sede storica si trova nel Palazzo Municipale, però vista ancora l'emergenza del coronavirus abbiamo deciso di venire in questo luogo perché ci sono maggiori spazi. Abbiamo dimensioni più ampie che permettono ai consiglieri di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra di noi. Oramai che abbiamo iniziato in questa sede, andremo avanti ancora per i prossimi consigli perché sono abbastanza ravvicinati nel tempo e quindi utilizzeremo questa struttura perché si dimostra efficace per questi nostri lavori assembleari. Ricordo che all'interno ci sono più di 40 persone perché 40 sono i consiglieri comunali, poi ci sono i tecnici, gli uscieri, quindi arriviamo a superare la cinquantina di persone. Ecco perché è necessario un luogo molto ampio e poi siamo felici di entrare nel nostro castello e soprattutto in questo salone che è simbolo di democrazia, è simbolo di autonomia di un popolo come quello friulano che è riuscito ancora tanti anni fa a darsi istituzioni democratiche all'avanguardia. E oggi come consiglieri comunali, come sindaco della città di Udine, mi sento orgoglioso di poter entrare in questo luogo storico. I lavori del Consiglio Comunale si sono aperti con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19 e quanti si sono adoperati durante la prima fase dell'emergenza. Abbiamo visto una categoria di professionisti essere costretta a fare i conti con la propria vocazione, il suo operare. Lo spettacolo di medici e paramedici obbligati poco prima del baratro a chiedersi il senso profondo di ogni gesto, che hanno affrontato con, direi, gratuità. E li abbiamo visti cambiare faccia, dannarsi, soffrire, combattere, anche qui a Udine, presso il nostro ospedale. Anche per questo annuncio che verrà conferito il sigillo della città alla stessa struttura citata in segno di gratitudine per quello che è stato e verrà continuato a fare. C'è ancora incertezza per la data d'avvio dell'anno scolastico con la riapertura degli istituti. Il Comune di Udine intanto corre ai ripari per rinforzare i sistemi informatici. Il Comune di Udine ha deciso di stanziare 122.000 euro a favore degli istituti scolastici della città di Udine, sia pubblici che paritari, per l'acquisto di materiale informatico. Appunto, a supporto degli alunni, appunto, tale materiale verrà dato in comodato d'uso direttamente agli alunni a supporto per la didattica a distanza. Questo finanziamento si va a sommare ad altre due importanti linee contributive che sono quelle derivanti dal legato di Top Wasserman per un importo di 260.000 euro. Appunto a favore di tutti gli alunni che hanno dei disturbi dell'apprendimento. E un altro importante contributo che è di 100.000 euro che viene offerto appunto da parte del Comune per l'acquisto di buoni libro. La Giunta ha anche deciso di stanziare 100.000 euro, eventualmente integrabili con nuovi stanziamenti, per sostenere le iniziative nell'ambito di Udine Estate 2020. Noi prevediamo un contributo massimo di 10.000 euro sulla base di un preventivo delle spese che verrà valutato tenendo conto di criteri, modalità e priorità che sono definiti nel bando stesso. Pensiamo di poter offrire un ventaglio di iniziative, ovviamente sotto un profilo culturale, ecco, abbastanza variegato, ma pensiamo anche a attività di animazione sul territorio, in centro città, nel centro storico, nelle periferie soprattutto. Pensiamo di partire a fine giugno e portare avanti la nostra estate fino a fine ottobre, perché vogliamo animare quanto più possibile la nostra bella città. A Udine le battaglie legali non fermano i lavori di realizzazione della rotonda di Viale Venezia. I lavori continueranno sicuramente, c'è stato un ricorso
è stato presentato un ricorso con istanza di sospensiva, quindi per cercare di bloccare i lavori. E sono stati presentati altri due ricorsi, ad adiuvandum, per adiuvare il ricorso principale. Il TAR però cosa ha deciso? Ha deciso di non esaminare, cioè di non prendere in considerazione la sospensiva, ha fatto direttamente una sentenza dove dichiara il ricorso principale irricevibile. Perché irricevibile? Perché a detta del TAR questo ricorso sarebbe stato depositato oltre i 30 giorni. E per quanto riguarda gli altri due ricorsi che avrebbero voluto essere riuniti a quello principale, sono stati estromessi dal giudizio. Nella giunta sono state autorizzate le costituzioni in giudizio al TAR, avanti al TAR, contro questi due ricorsi. Si auspica che anche l'appello e quindi il Consiglio di Stato a Roma voglia confermare la sentenza di primo grado. La giunta del capoluogo friulano ha provveduto anche a colmare una lacuna nel regolamento per la fruizione delle piazzole ecologiche. Non era previsto che la protezione civile potessero recarsi presso la piazzola ecologica a conferire i rifiuti, quelli autorizzati. Verranno autorizzati gli addetti alla protezione civile, purché muniti di tesserino e anche con i mezzi della protezione civile, e quindi avranno libero accesso per conferire e per quindi dare anche questo servizio ai cittadini udinesi che era stato tanto richiesto. Procedono all'acrimento i lavori di rifacimento del manto stradale di via Mercatovecchio. I dipendenti operano in tutta sicurezza utilizzando dispositivi previsti dal DPCM e quotidianamente vengono effettuati sanificazione del perimetro e misurata la temperatura corporea a chi accede al cantiere stesso. I lavori hanno avuto un'interruzione a causa del coronavirus, però sono ripresi. L'impresa sta lavorando, adesso nello spazio di 15 giorni riapriremo un altro tratto importante di questa via. E i lavori andranno avanti anche nella parte più a nord. Adesso con le norme di sicurezza del coronavirus abbiamo qualche difficoltà a creare dei momenti di aggregazione perché è proibito. Ma appena supereremo questa fase, è nostra intenzione proprio in quest'area realizzare un palco per permettere di tenere dei concerti. E i protagonisti saranno gli allievi del Tomadini e altri musicisti, insomma, del nostro territorio che allieteranno coloro che passeranno per questa via, che si fermeranno ad ascoltare la musica. Ecco, ma quindi un palco permanente? Un palco permanente durante il periodo estivo, sì. Chiaramente, durante l'estate. È stato completato completamente il lavoro di fognatura, ancora già 15 giorni fa, e adesso i sottoservizi sono completati, manca ancora una piccola cosina che riguarda la postazione elettrica, e quindi praticamente qui si aprirà a stati di lavoro, cioè praticamente man mano che viene completata si apre, e quindi saranno altre due aperture parziali allungandoci fino ad arrivare appunto alla fine, l'ultimo tratto in Piazzetta Marconi. Ecco, Piazzetta Marconi, quindi due mesi per Piazzetta Marconi o per un altro step? No. Per completare, per fine luglio dovrebbe, o anche prima, speriamo, riuscire a completare. Con le riaperture del 18 maggio, sportelli aperti al pubblico anche all'AMGA di Udine. Con il via libera alle riaperture dell'attività commerciale del 18 maggio, poi si sono riaperti anche gli sportelli, allora le chiedo com'è andata in questi primi giorni. Il 18 era un po' il primo giorno di scuola, no? Tutti con l'entusiasmo di riaprire e con la preoccupazione di riaprire in sicurezza. Noi siamo partiti subito, il 24 di febbraio, quando sono emersi i primi casi, a predisporre delle misure di sicurezza come quelli che oggi tutti conosciamo come i plexiglass che si trovano negli uffici commerciali. Nell'arco di pochi giorni li abbiamo resi disponibili agli sportelli, perché li abbiamo ordinati subito il lunedì 24. Più dell'80% del nostro personale era in remote working. A metà marzo abbiamo chiuso gli sportelli coerentemente con le disposizioni che venivano date a livello di governo, e sportelli che abbiamo poi riaperto questo lunedì 18, sempre in massima sicurezza.
Noi abbiamo adottato delle misure che sono diciamo, coerenti, in alcuni casi anche più tutelanti rispetto a quelle che sono state definite come misure minime per la tutela sia dei dipendenti che dei clienti che vengono agli sportelli. Ovviamente queste misure prevedono l'utilizzo di delle mascherine per tutto il nostro personale che è allo sportello, chiediamo ai clienti di indossare la mascherina quando entrano nei nostri locali, abbiamo sistemato diciamo, le postazioni in maniera tale da garantire le distanze di sicurezza pur avendo le mascherine, quindi in teoria diciamo, una doppia attenzione da questo punto di vista. Al momento abbiamo reso prenotabile la visita allo sportello tutti i pomeriggi. L'invito che faccio, come lo abbiamo fatto nel periodo in cui gli sportelli erano chiusi, è di usare il più possibile i canali remoti per fare l'attività, quindi call center, l'app, il web, in particolare per quelle attività come la comunicazione dell'autolettura. Lunedì sono venuti in tanti a comunicarci l'autolettura allo sportello, si può tranquillamente fare attraverso questi canali con maggiore comodità e anche sicurezza. Dunque, questo per quanto riguarda il servizio, insomma, come avete agito nei confronti di dipendenti e clienti. Poi, parlando di clienti, per molte famiglie purtroppo adesso, oltre al disagio fisico, psicologico che si è vissuto durante le fasi di lockdown, ora per molte appunto si è aggiunto anche un disagio, un problema economico. Fin da metà di marzo abbiamo reso disponibile per i nostri clienti la possibilità di rateizzare le bollette e di spostare le scadenze. Per quei clienti che appartengono a fasce che hanno subito maggiori problemi in questa fase di chiusura, è stata data la possibilità di avere sei rate, quindi una rateizzazione delle bollette di sei rate, in base al quale noi doniamo a Caritas 2 euro per ogni cliente che decide di avere l'invio elettronico della bolletta. Tutti i clienti che non l'hanno ancora fatto ci possono comunicare attraverso il call center o l'app che noi abbiamo a disposizione, che si chiama App Maiera, l'autolettura del contatore. I clienti ci comunicano il dato della lettura, o rettifichiamo le bollette uscite o alla prima bolletta successiva andiamo a fare il conguaglio. Senta, un aspetto che abbiamo apprezzato nel periodo in cui la circolazione dei veicoli e la produzione industriale si sono fortemente limitate, se non arrestate, è stato appunto un effetto benefico, positivo sull'ambiente. Da questo punto di vista, voi come vi ponete? Noi siamo sempre stati attenti alla riduzione dell'impatto ambientale attraverso le nostre attività. Come gruppo facciamo sia sull'acqua che sui rifiuti, che sugli altri servizi che gestiamo, attività importanti di riduzione dell'impatto ambientale. Anche sul mondo dell'energia elettrica e del gas, il nostro obiettivo è stimolare i clienti a scegliere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e sul gas non c'è questa disponibilità di gas prodotto da fonti rinnovabili. Abbiamo strutturato un sistema in base al quale l'anidride carbonica prodotta dalla combustione del gas viene compensata con altri progetti che noi finanziamo. E allora grazie, buon lavoro all'ingegnere Cristian Fabri, amministratore delegato di Eracom Nord-Est. Buona giornata. Grazie, buona giornata e buona ripresa a tutti.